Salve, fratello caro. Molte volte ti è stato ripetuto che il tuo corpo fisico è solo un mezzo, uno strumento che ti permette di manifestarti nel piano della materia più grossolana. Le discipline dettate dalla filosofia orientali ti esortano a non identificarti con il tuo corpo, con le tue sensazioni o con i tuoi pensieri, perché tu sei altro di tutto ciò. Purtroppo queste affermazioni, che sono in sé vere, quando sono male interpretate, conducono a concezioni e comportamenti errati. Uno degli errori che puoi commettere, fratello caro, è quello di credere che il corpo, le sensazioni, i pensieri non abbiano alcun reale valore e che tu, come uomo, debba tenerli in nessun conto. Venendo a sapere che i tuoi pensieri, le tue sensazioni sono, in effetti, attività di altri corpi indipendenti dal fisico, ossia sono parti del tuo essere, tu puoi commettere l'errore di credere che vi siano delle parti più importanti di altre. Vorrei farti ben capire come tutti questi siano errori, non solo dicendoti che in vero le cose stanno diversamente, ma facendoti comprendere come in realtà esse sono. Tu devi considerare il tuo corpo fisico, il tuo corpo astrale e delle sensazioni e dei desideri, il tuo corpo mentale o dei pensieri, una sorta di macchina, di automatismi che funzionano rispondendo, reagendo a degli stimoli. Se tu potessi mettere uno di questi corpi in un ambiente asettico, in cui ricevesse un solo stimolo di natura nota, tu potresti osservare la relativa relazione e scopriresti che essa è analoga a quella dello stesso corpo di un tuo simile. Ma non è mai identica. Nulla. Nulla nel cosmo è mai identico ad un'altra cosa. La massima eguaglianza che si riscontra è la similitudine, l'analogia, mai l'identità. Gli stimoli che fanno reagire e funzionare i tuoi veicoli, facendoti insorgere pensieri, sensazioni, emozioni, desideri, facendoti compiere azioni e incontrare esperienze, non provengono tutti dal tuo profondo essere e dalla tua vera natura. Facendo queste affermazioni, due sono i concetti che io devo chiarire. Qual è il tuo profondo essere? E quali altri stimoli fanno reagire i tuoi veicoli? Il nucleo di te stesso, ciò in cui si riassume tutto te stesso, la vita di tutte le parti di cui sei costituito, che è la tua vera natura, è quel quid che da solo dovrebbe dirigere e ispirare l'attività di tutti i tuoi veicoli. Questo quid, rivelato dalle sensazioni, dai pensieri, è pura coscienza di esistere. È il tuo sentire più profondo e più vero. Tuttavia in te, uomo, non è più importante delle altre parti che ti costituiscono. Nell'uomo evoluto, quello in cui la coscienza individuale è costituita, gli stimoli che fanno agire i veicoli provengono unicamente da questo quid. Ed allora quell'uomo è padrone di se stesso, della sua mente e delle sue emozioni. Agisce sotto la sua volontà, ha un suo pensare, un suo desiderare e un suo volere. Ma prima che la coscienza sia costituita, gli stimoli che mettono in moto la mente e i desideri che fanno agire l'uomo possono venire dall'ambiente in cui vive, dalla società che lo attorna. Fratello caro, se tu volessi guardare dentro di te con sincerità, ti accorgeresti che sei dominato e preda di un gran numero di suggestioni, che tu credi siano tutti bisogni essenziali, e non ti accorgi che sono invece solo delle pseudo necessità. Esigenze che nascono dal desiderio che altri ha suscitato in te, tranelli della mente che ti rendono schiavo dell'altrui apprezzamento, del giudizio favorevole dei tuoi simili. Non solo. Le influenze a cui soggiaci non riguardano solo la tua vita sociale, i tuoi comportamenti con gli altri, si insinuano nella tua mente, diventano tue opinioni e tu pensi non come senti, ma come gli altri vogliono che tu pensi. E così e anche nei desideri. Se tu potessi essere messo in una sorta di ambiente sterile, alle influenze e ai condizionamenti che ne derivano, ti scopriresti molto diverso da quello che credi di essere. Udendo queste mie parole, subito trai le conclusioni che gli stimoli che tu ricevi dal tuo mondo siano deleteri ai fini della tua evoluzione, perché si sostituiscono alla tua vera natura e ti impediscono di essere te stesso. Vedi, fratello caro, quando la coscienza è embrionale,
La mente e il tuo corpo astrale hanno un'attività che è provocata eminentemente dagli stimoli ambientali e si hanno delle esperienze che hanno origine dal fatto che si recepiscono quegli stimoli. Se quelle esperienze sono amorali, significa che non si ha un sentire che lo vieterebbe, una coscienza che farebbe respingere la suggestione esterna. A mano che si cresce interiormente, si diventa sempre più indipendenti dall'ambiente in cui si vive e dalle sue influenze. La coscienza si costituisce dando una sempre maggiore autonomia di pensiero e di desiderio, uniformando sempre di più la propria volontà alla volontà del tutto uno, sino a quando la mente e le emozioni rispecchiano solamente il sentire profondo, e il volere rispecchia il volere divino. Certo, fratello caro, si tratta di un processo graduale che comprende una lunga serie di fasi in cui i pensieri, le sensazioni e le azioni indotte dall'ambiente via via cedono il passo a quelle dettate dall'intimo essere. Quindi proprio vivendo, proprio soggiacendo agli impulsi ambientali, tu impari, per reazione, a diventare padrone di te stesso, a prendere coscienza del tuo essere. Vivendo hai le esperienze che sono provocate in te dall'ambiente in cui sei e poco a poco prendi coscienza di te stesso. Tu non vivi più seguendo l'istinto come nel regno animale, ma vivi consapevolmente, conscio delle tue azioni e delle conseguenze che esse hanno sugli altri, e ti sottrai a tutte quelle influenze a cui ora inconsapevolmente soggiaci. E tu vedessi quante sono, fratello caro. Via via che tu sperimenti la vita con tutto ciò che essa comporta, il tuo sentire profondo si amplia, la tua coscienza si espande. Ad un tale arricchimento corrisponde una vita di pensiero e di emozioni più tua, più sottratta alle influenze e alle suggestioni ambientali. Il cammino è faticoso e doloroso. Il dolore è naturale, correttivo, che ti distoglie dalla direzione sbagliata, che ti fa comprendere ciò che non riesci a capire. Ma tu puoi, anzi devi raggiungere la stessa meta con altri mezzi, ossia partecipare attivamente alla presa di coscienza di te stesso. Perciò è importante che tu ponga attenzione al tuo intimo per comprendere fino a che punto tu sei preda delle suggestioni ambientali, fino a che punto ti lasci trascinare o condizionare dai tuoi simili. È vero che tu senti la suggestione in te, e se la senti, ciò significa che tu non hai superato l'idea di possedere ciò che desideri, perché se tu l'avessi superata, non cadresti preda della suggestione, e quindi l'ambiente sociale non è responsabile dei tuoi desideri, ma sei tu che non sei padrone di te stesso, maturo, spiritualmente adulto. Tuttavia, se non porti attenzione al processo che si svolge in te, se non ti rendi conto di quanto sei dominato, non raggiungerai mai quella coscienza di se stessi che rende liberi e maturi. Non essere abbandonato come le foglie cadute al vento. Sii consapevole di quanto sei vulnerabile e ricettivo ad altrui flusso. Più che desiderare ciò che altri ti fanno desiderare, devi avere un tuo desiderare, e più che un tuo desiderare, devi avere un tuo volere. Tu devi anche essere conscio che, come uomo, sei un essere costituito da più parti, nessuna delle quali è più importante delle altre, ma tutte debbono essere armonicamente unite e svolgere ciascuna la funzione che le è propria, in dipendenza del tuo vero profondo sentire, sotto la direzione del tuo volere, volere che deve scaturire dalla coscienza di te stesso, fratello caro. Tu devi trovare il giusto equilibrio dell'attività dei tuoi corpi. Lo scopo della tua vita non deve essere costituito dalla sola attività di un tuo veicolo. Non devi imperniare tutta la tua esistenza sulla valorizzazione del tuo corpo fisico, non devi spenderla nella sola ricerca di nuove emozioni o nell'appagare tutti i tuoi desideri, non devi fare del tuo pensiero l'unico interesse della tua vita, altrimenti cadi nell'eccesso ed ogni eccesso è sempre squilibrio. Il tuo vivere, fratello caro, deve rappresentare la giusta misura fra la cura del tuo corpo, la vita di sensazione e l'attività intellettiva. Ogni tuo corpo è costituito per avere una giusta attività. È dannosa tanto quanto l'inerzia, quanto l'eccessiva azione. Esaminati con sincerità. Osserva se sei preda di eccessi e ristabilisci il giusto equilibrio. Sii tu a farlo prima che la natura, attraverso dure lezioni, ti convinca nella necessità di perseguire la temperanza. Ricorda, come l'evoluzione conduce gli esseri,
a riconoscersi in uno solo unico essere, così tu cerchi l'unione armoniosa e consapevole delle parti che costituiscono il tuo essere di uomo. Om Mani Padme Hum. A te, fratello caro, che sei veramente ammalato nel corpo, raccomandiamo di reagire, di non far pesare sui tuoi cari la tua malattia più di quanto già possa pesare. Non limitarti più di quanto la tua stessa malattia oggettivamente ti limita. Non temerla dandoti per vinto da essa, ma sfidala. Se cadi nella disperazione e ti chiudi alla possibilità di ricevere qualsiasi aiuto, non pensare di vivere un'esperienza negativa. Trai da essa quel motivo di cambiamento per il quale si è determinata e resa necessaria. Il tuo vero bene non è la semplice guarigione, ma la tua giusta reazione, la trasformazione che essa deve operare in te. Perciò ricorda che il vero aiuto non è tanto quello di guarirti, quanto quello di aiutarti a comprendere. Non sentirti abbandonato e solo, ripeti mentalmente con me questo mantra, in forza del quale puoi meglio impiegare le doti che la natura ti ha assegnato per la sana attività dei tuoi corpi. Io sono una cellula di un immenso organismo, nel quale mi sento illusoriamente distinto e separato, ma dove in realtà sono parte integrante del tutto. In questo immenso organismo io vivo in simbiosi con ogni essere e sono investito da una corrente vitale che ha come fine il perpetrarsi della vita sempre pronta a manifestarsi. In una tale esplosione di vita, la malattia è contro il fine della natura ed è quindi un fatto che la natura stessa combatte. Io non devo perciò sentirmi rifiutato ed abbandonarmi alla malattia, ma reagire con tutta la mia volontà. In tutto ciò non sono solo. La natura stessa mi aiuta con la sua inestinguibile corrente vitale che tende a conservare la vita. Infatti lo stato di bisogno di ogni essere è percepito dall'intero comune organismo che gli indirizza energie riequilibratrici insite nello stesso moto vitale. Sta dunque a me aprirmi a queste energie e goderne tutta la potenza. La forza che io devo evocare non deve giungere da un punto remoto del cosmo, ma dentro me stesso. Quindi è a mia portata. Se in me essa è assopita, io voglio che si liberi ed agisca costantemente. Impartisco quest'ordine alla mia mente, che se è capace di farmi ammalare, lo è altrettanto di farmi guarire, sfruttando la forza vitale della natura. Io domino la mia mente e la servo a me stesso. Conosco i suoi tranelli, le paure che mi infonde per prevalere sulla mia volontà e agire a suo capriccio. Io sono il sovrano, il suo sovrano, e la servo al mio volere. Essa mi ubbidisce, è fedele e lavora per me con tutte le sue possibilità, consce e inconsce. Anche quando la mia attività cosciente è volta ad altro, la mia mente inconscia continua ad alimentare la mia guarigione, attimo dopo attimo. La mia mente è uno strumento prezioso. Io voglio che sia la mia forza e la mia chiarezza. Perciò le impedisco di creare ombre che mi torturano e angosce che mi annientano. E tu, malattia, non mi incuti alcun timore. Che cosa puoi fare più che far morire il mio corpo? Niente può farmi cessare di esistere, morire e rinascere. La morte non esiste. Om Mani Padme Hum. Fratello caro, sovente ti osservo nella tua riflessione quotidiana e sulle vicende che ti accadono. Guardo i tuoi pensieri, i tuoi desideri, la tua volontà di evadere dai problemi che ti seguono in modo assillante. Molto spesso questa evasione si chiama desiderio di lasciare tutto e correre in terre lontane, dove tu pensi possa trovarsi il rimedio ad ogni tua afflizione, ad ogni tuo problema. Fratello caro, non incorrere in questo errore. Non porre l'India o qualche altro lontano paese come la soluzione di ogni tua avversità, di ogni tuo problema, di ogni tua angoscia. Ma tieni presente che la soluzione è solo dentro te stesso. Tieni presente che non occorre andare lontano per trovare ciò che puoi avere molto vicino, tanto vicino che è alla portata della tua mano, dentro te stesso. È perfettamente inutile che tu cerchi la soluzione ai tuoi problemi lontano, quando da solo devi e puoi risolverli. Fruga dentro te stesso. Non cercare in terre lontane. Dal tuo romanticismo fatte assurgere a sanatrici di ogni problema. Ma trova nell'intimo tuo la risposta a ciò che ti assilla.
Non credere che altri possano, con l'autorità del loro insegnamento, sopperire a ciò che tu solo puoi fare e devi fare, fratello caro. Ricorda che tu sei l'artefice della tua vita e che ogni problema, per quanto complesso possa essere, deve essere affrontato con semplicità. E devi affrontare tutto quanto sta di fronte a te con calma, cominciando da poco e da vicino. Mai ci stancheremo di ripetervi queste parole. Sappi trovare nel tesoro del tuo cuore la risposta ai tuoi problemi, perché nessun altro può dare ciò che da te e solo da te può e deve venire. Om Mani Padme Hum. Salve a te che cerchi uno scopo perché ti senti inutile. Credi forse di essere dimenticato? Nessuno può esserlo, ognuno è costantemente presente nella grande mente divina. Non preoccuparti se la tua vita e le tue azioni non hanno una conseguenza considerevole nell'universo. Ciò che tu fai è tanto ed è poco, è tanto per te, ed è poco per l'universo al quale appartieni. Ognuno ha un posto nel piano divino, una missione, un compito rispetto alla collettività, ed è un compito di questo genere. Non solo aiutare gli altri, ma anche migliorare se stesso. Vorrei che da queste parole tu comprendessi, tu divenissi intimamente convinto che i tuoi interessi sono strettamente legati a quelli di tutta la famiglia umana. Tu sei un'unità nel grande piano divino, ed occupi un posto e devi collaborare. Ama dunque la tua attività, qualunque essa sia. Sii disposto a lasciarti usare dalla mente che guida lo svolgersi del piano, ed eliminando l'attrito, eliminerai la sofferenza. Ama il lavoro per amore del lavoro, non per ciò che esso può darti. Colui che ama il lavoro nel giusto senso non teme di dover iniziare nuovamente tutto. E colui che si serve del lavoro unicamente per soddisfare la propria ambizione che soffre di una sconfitta, così non preoccuparti alla fine della giornata se il tuo lavoro ti ha reso bene, ma guarda se hai reso bene il tuo lavoro. Il lavoro così intenso darà a te quanto ti abbisogna, quanto soddisfa i tuoi gusti semplici, sarà per te una benedizione non avara di benefici, perché il lavoro è connaturato all'uomo, sviluppa la sua volontà che serve non per violentare se stesso, ma per generare nell'intimo suo ordine ed equilibrio, così come ordinatamente ed equilibratamente si svolge il grande piano divino.